questo film è arrivato un po' che me la sono cercata, nel senso che avevo letto la storia che era presente nei progetti che la Puglia Film Commission avrebbe finanziato, e una volta letta la storia avevo contattato la regista direttamente, ero molto interessato al soggetto di questo film. Dopo vari messaggi con Gwendalina ho fatto due provini e mezzo, perché quel mezzo che lei mi aveva visto in uno spettacolo teatrale, e poi da lì è arrivato il ruolo. Tendenzialmente è andata così, insomma, me la sono un po' cercata. E, rispetto invece al personaggio, è curioso perché riflettere sul concetto di normalità, cos'è normale? Questa è una domanda che mi ha sempre molto affiorato. Cos'è rispetto a quello che è scontato, no? Spesso gli esseri umani, quelli i cosiddetti normali, danno per scontato un sacco di cose. Una di queste cose era il diritto all'amore, no? Un sacco di gente ha il diritto all'amore, ma invece quelli che in maniera più convenzionale sono considerati non normali, come può essere un focomelico, senza braccia, loro cosa fanno? Questa era una bella sfida, riuscire a restituire questa forza senza depressione, senza abbattimento, senza avvilimento, e restituire a Francesco quella forza che un ragazzo normale di 20 anni ha, quella goliardia ventenne, quella voglia di inserirsi che un ragazzo cosiddetto normale generalmente possiede. Ecco, questo è quello che mi ha colpito di Francesco, e nel modo non retorico della scrittura di Gwendalina. Il personaggio non è per niente retorico, anzi, cioè, è un ragazzo normale, ecco, normale.